Bandi di concorso per formare quattro figure professionali specifiche per 80 posti nel settore ferroviario. Li hanno presentati Regione Tua. Una scelta importante quella dell'azienda che formerà giovani macchinisti e non solo in modo gratuito. Corsi che in genere costano alle aziende circa 20.000 euro solo per la parte didattica e questo grazie al contributo della Regione. Una sfida importante per l'azienda che nel 2024 si pone anche nuovi obiettivi. Arriveranno mezzi nuovi e previste nuove assunzioni. Tua ha organizzato questo corso di formazione per 80 figure professionali nel mondo della divisione ferroviaria, quindi parliamo di macchinisti, capitreno, manutentori, operatori del settore ferrovia in generale. E per la prima volta Tua è ente di formazione, possiamo dire così, perché in maniera assolutamente gratuita offrirà questo corso, previa una selezione a cui potranno partecipare tutti i ragazzi che si vorranno coinvolgere in questa avventura professionale. Sono figure molto richieste sul mercato, in Italia mancano più di 10.000 macchinisti e sono quindi professioni ad alto potenziale di futura occupazione. Anche il presidente Marco Marsilio è molto soddisfatto di questa iniziativa con fondi regionali che vede il coinvolgimento del Consiglio grazie all'iniziativa dei consiglieri Angelo Sante e Marco Vecchio. Innovazione molto importante, un'attività che abbiamo messo in campo insieme al Consiglio regionale, una proposta che è partita da lì, dai nostri consiglieri di maggioranza. Abbiamo organizzato questi corsi, è una cosa molto importante perché le aziende ferroviarie crescono se cresce il personale, se c'è la disponibilità di maestranze tecnicamente e tecnologicamente ben formate. Questa è una sfida che più avanti la ricerca e l'innovazione tecnologica sui mezzi e sulle infrastrutture, più è necessario che macchinisti, operatori, manutentori siano preparati e formati, e c'è spesso anche una forte concorrenza proprio perché non è facile ed è molto costoso formare questo personale tra le diverse aziende ferroviarie. Noi stiamo predisponendo in questi anni un forte potenziamento del servizio ferroviario di Tua,